C'est une photo qui était faite à la Marsa, où nous allions prendre les bains en général pendant les périodes de l'été. Et il y a plusieurs membres de ma famille. Da parte di mia madre, mio nonno era un giovane che voleva l'unità italiana, era mazziniano, eccetera, carbonaro. Quindi a un certo punto ho dovuto scappare dal Granducato di Toscana e a Livorno abitavano e raggiungere la Tunisia. Invece mio nonno Valenzi era cancelliere al tribunale italiano di Tunisia, perché in quell'epoca in Tunisia, prima dell'occupazione francese, prima dell'81, gli italiani erano molto numerosi, erano circa 11.000, per quell'epoca erano molto. Queste famiglie borghesi italiane diventano tutte fasciste. E allora noi invece giovani, proprio per senso di ribellione, poi l'educazione è anche importante, che ci veniva dalla cultura francese. Importante ritrovare, come ho ritrovato io nell'archivio segreto del Ministero degli Affari Esteri, la sostanza di questa attività dell'Ovra. A firma di Silimbani, cioè il console generale d'Italia a Tunisi, quindi un personaggio importante, in data 5 ottobre 1937 si rende conto al Ministero dell'Interno e naturalmente al Ministero degli Affari Esteri della buona riuscita dell'incursione contro questo circolo popolare italiano, che fu attuata il 12 settembre 1937 da due connazionali. Ricostituzione di organizzazioni organizzazioni proibite. Questa era l'accusa. E Maurizio è stato anche torturato all'elettricità. Guardando i disegni di Maurizio, in maniera particolare gli ergastolani tunisini, no? Si vede una cosa veramente, l'immobilità e la costrizione che il potere dà all'uomo. In uno di questi disegni veramente importanti, no? Ci sono due mani che pare che vogliano ragionare e un'altra mano che addirittura sembra che sia obbligata ad essere nascosta. Io mi trovai a Napoli e lavorai in quel periodo della campagna elettorale. In quell'occasione ho conosciuto Maurizio, che era già un dirigente della Federazione Napoletana e che praticamente si era così ben inserito nella situazione napoletana che bisognava andarla a scoprire che lui veniva dalla Tunisia, perché sembrava che avesse abitato sempre a Napoli. I 5 anni di Maurizio fino al terremoto del 1980 sono straordinari. Straordinari perché lui, come dire, aveva il polso della città. Era una città che fra paura della camorra e paura del terrorismo non usciva più di casa. C'era il coprifuoco in pratica, non dichiarato ma di sostanza. E lui per tutto il periodo della bella stagione, che per fortuna qua è lungo, organizzò delle manifestazioni, dei pretesti per stare tutti quanti insieme uniti in piazza. Le sue estate a Napoli sono rimaste nel ricordo di tutti. Questa foto è la testimonianza, diciamo, plastica, visiva, dell'impegno che Maurizio Valenzi, sindaco di Napoli, mise nel difendere la struttura industriale e quindi la classe operaia della città, perché l'Italsider, nei momenti di maggiore sviluppo, era una fabbrica che aveva un grande indotto. Per ogni napoletano che lavorava dentro l'Italsider, altri 4 lavoravano fuori. Quindi è chiaro che era anche un punto di resistenza della democrazia nella città, nella regione e per altre aree del Mezzogiorno. Ricordo che io e Maurizio Valenzi andammo nel quartiere della Sanità di Stella
e una donna ci mise in mano, ci voleva mettere in mano un foglietto di carta dicendo: questo è il nome e la generalità di mio figlio che cerca lavoro, vedete di fare qualcosa per aiutarlo. Io ricordo che Maurizio Valenzi disse: signora, ma noi ci battiamo per risolvere il problema in generale dei giovani disoccupati, non per le singole persone. Io ricordo che lei mi guardò e disse: e che Dio, voi ci luate pure a speranza. Maurizio Valenzi era ciò che si dice, toccato il fondo si può risalire. Cioè, rappresentato toccato il fondo a Napoli dello sfascio totale, noi risaliamo, cioè una speranza, una grande speranza.